Per superare l'antagonismo e per andare verso l'integrazione tra discipline e tra settori, io avrei una delle mie solite proposte oggi, perché appunto, come abbiamo detto, questo è un percorso, no? Oggi non è un convegno. Allora, se dobbiamo pensare a quale indicatore di successo possiamo darci oggi, non è tanto il numero dei partecipanti, che sono tanti, non è il numero dei relatori prestigiosissimi, ma è riuscire a far partire un tavolo, un gruppo di lavoro, chiamiamolo come credete, che integri appunto le diverse figure, le diverse competenze che devono progettare sanità digitale basata anche sulla privacy. Quindi sicuramente garante ed esperti di privacy, di protezione dei dati personali, con cui iniziare a progettare sin da subito il prossimo passo, sicuramente l'agenzia sanitaria che in Italia sta progettando e facendo cose importanti come la piattaforma di telemedicina e la piattaforma di intelligenza artificiale che adesso il dottor Mantuan ci illustrerà. Quindi, dottor Mantuan e avvocato Scorza, io vi chiedo oggi... Esatto, siete già vicini. Di prendere in considerazione l'ipotesi che si possa far partire un tavolo di lavoro su la Digital Health by Design, mettendo insieme le diverse competenze e quindi integrando punti di vista. Intanto, dopo aver lanciato questa proposta, do la parola al dottor Mantuan, che ringraziamo per la sua presenza. Importantissima, perché appunto l'Agenas è l'agenzia che per il Ministero della Salute progetta e realizza tutto quello che di digitale c'è nella salute digitale. E allora, credo alla regia di mandare anche le slide. Dottor Mantuan, se lei preferisce che avanzi io con le slide, vuole mettersi qui al mio posto, come preferisce? No, allora, io resto qui, poi magari lei... Faccio io. Grazie. No. Allora, intanto... faccio complimenti anch'io alla portata di questo convegno e al fatto che avete, anzi mi dispiace di non averlo organizzato io come agenzia. Il prossimo. E comunque è una bella occasione perché io mi ritrovo di fianco a un quarto del garante della privacy. Allora, e ho occasione di dire qualcosa che magari in questi anni o giorni, ultimi giorni, ho detto ai miei collaboratori, abbiamo detto anche al Ministero, ma adesso colgo l'occasione di poterlo dire in pubblico. Allora, sono all'interno del PNR e all'interno del PNR Sanità, cioè rispetto ai 200 miliardi del PNR c'è una piccola parte, circa un miliardo, che viene dedicata alla telemedicina. Diciamo che in termini numerici è anche poco, ma in termini di modello organizzativo, in termini di modello nuovo di organizzazione delle cure, perché questo investimento è legato a curare meglio i cittadini italiani, a fare un salto di qualità al sistema sanitario italiano e al fatto che noi tutto questo investimento lo stiamo facendo per i cittadini e per chi cura i cittadini, e noi stiamo creando un sistema unico al mondo per cui i dati sanitari in tempo reale di 60 milioni di abitanti, nessun paese è riuscito a fare sta roba, solo la Danimarca, ma la Danimarca ha 5 milioni di abitanti, nessun paese al mondo sta facendo quello che stiamo facendo noi. E magari vorrei che, oltre gli operatori della sanità, che sono, io credo, consapevoli, no, di quello che stiamo facendo, anche le istituzioni dovrebbero essere consapevoli di quello, dello sforzo che stiamo facendo. E almeno due governi, governo Draghi e governo Meloni, hanno confermato questo investimento e hanno
due anni fa, poi confermato, che l'Agenzia di Sanità Digitale è istituita in Agenas, è soggetto attuatore. No? Soggetto attuatore significa che comunque è responsabile del Ministero della Salute e noi siamo il braccio operativo. Allora, noi stiamo facendo un investimento sulla telemedicina che ha su tre livelli. Allora, investimento in telemedicina per curare la gente a casa. Noi abbiamo visto che abbiamo una popolazione anziana. È vero che dopo i 75 anni, io non lo so se solo il 28% sia in buona salute, ma non importa, insomma, no. Tutti siamo in presenza di qualche problema. Tutti abbiamo un po' di pressione alta, tutti abbiamo un po' di diabete, eccetera. Però è anche vero che campiamo tanto. Siamo il paese che ha l'aspettativa di vita tra le più alte al mondo, no? Ogni tanto il Giappone, la Svizzera, insomma. E questo è merito del nostro sistema sanitario. E il nostro sistema sanitario deve modificare perché il futuro sono gli anziani. Come diceva la dottoressa, sarà per egoismo, ma ci dobbiamo anche impegnare perché tra un poco di meno, anche noi saremo tra questi soggetti. E quindi l'obiettivo è di curarli a casa, curarli a distanza. Come diceva Casati, no? Superare il tema della prestazione e passare al tema della presa in carico. E in modo che un cittadino si senta preso, anche se è a casa, anche se è nella casa di riposo, anche se è nella sua abitazione, ma il fatto di sentirsi costantemente monitorato, costantemente controllato, costantemente preso in carico, questa è la sfida futura. E su questo è fondamentale la telemedicina. Fondamentale, cioè noi a distanza col device, con il fatto che stiamo costruendo un'architettura organizzativa per cui le informazioni sanitarie, l'alert, l'ipoglicemia, l'aritmia cardiaca, che viene segnalata dal pacemaker, viene inviata alla centrale operativa territoriale, che verrà inviata al medico di medicina generale o al 118. Noi stiamo costruendo tutto un modello organizzativo scritto nel DM77, finanziato con i soldi del PNR e che le regioni stanno lentamente, ma non lentamente nel senso che stanno andando piano, no, nel senso che stanno rispettando il cronoprogramma e noi a giugno del 26 saremo pronti. Ogni regione, ogni area ha fatto un programma organizzativo e lo stiamo realizzando. Tutto questo impianto ha bisogno, passa dal presupposto che ci sia lo scambio di dati sanitari. Allora io sono anch'io d'accordo con l'avvocato, io sono un medico che di mestiere si è trasformato in organizzatore. Quindi io dico che so poco di tutto, quindi so anche poco di normativa sulla privacy. Per quel poco che ne so, so anch'io che il regolamento europeo è stato fatto per permettere la trasmissione di dati sanitari nel rispetto della privacy. Poi ogni paese europeo lo ha declinato questo regolamento europeo, no? E magari non tutti nello stesso modo. La sto prendendo lunga perché arrivo al garante della privacy. Il dato sanitario, fondamentale il dato sanitario, la trasmissione del dato sanitario. Dato sanitario che deve essere usato dal medico di medicina generale che cura il proprio assistito, dal cardiologo della ULS che cura il proprio assistito, dal radiologo della ULS che invia il dato. Guardate, sto facendo robe con esempi concreti, ma è questo che... E quindi finché l'universo è limitato a un'azienda sanitaria o alla regione ed è finalizzato alla cura ed è finalizzato nel rispetto del consenso, diciamo che probabilmente pochi problemi ci sono con il garante. Poi c'è il problema dei vari
responsabili per la privacy aziendale, che sono, diciamo, sparagnini e stanno e danno dei pareri di grande prudenza. Ma quello che noi stiamo facendo è un investimento superiore. Cioè, noi stiamo cercando di mettere in piedi un sistema che permetta al livello centrale di utilizzare i dati sanitari non solo per la cura. La cura, il Ministero non cura la gente, Agenzia non cura la gente. La gente nel nostro modello organizzativo è curata dalle aziende sanitarie, dai medici, dagli infermieri, eccetera. Però noi a livello centrale abbiamo bisogno di dati sanitari per due motivi fondamentali. Primo, la programmazione. Guardate che se noi nel 2019 avessimo avuto la possibilità di avere i dati sanitari, lascia stare in chiaro, possiamo anche non averli in chiaro, non ci interessa, noi forse avremmo potuto scoprire che a novembre del 19 qualche polmonite strana stava circolando. Bene. Noi abbiamo bisogno di il modello predittivo. Da qui a 10 anni un Ministero della Salute, se non fa programmazione, a cosa serve il Ministero della Salute? E uno degli obiettivi che ha il Ministro, lo ha detto chiaramente, io, dice il Ministro, io sono assolutamente da programmatore, da ex regionale, eccetera, sono assolutamente d'accordo. Il ministro dice: voglio fare un piano sanitario nazionale, cioè voglio che un paese abbia una direttiva nazionale da qui a 5 anni per sapere dove stiamo investendo i soldi, dove stiamo investendo la ricerca, dove stiamo indirizzando la cura e la ricerca. Ogni paese ha un'indicazione. Piano nazionale che poi si declinerà negli accordi Stato-Regione, eccetera. Ma per fare piano sanitario nazionale tu devi sapere quanti diabetici hai, tu devi sapere come va le cure. Il tema dell'innovazione, noi abbiamo appena fatto la riforma dell'HTA, in questo momento stiamo facendo la riforma dell'AIFA. Una delle sfide importanti del mondo è gestire l'innovazione. L'industria farmaceutica investe miliardi nell'innovazione, ma noi come facciamo a sapere se un prodotto che ti presentano è innovativo o meno? È innovativo o è una ciofeca? Scusate il termine. Perché se è innovativo ti pago l'innovazione, ma è innovativo è se io cambio, lo dice Mantoan, dopodiché se qualcuno dice che non è così, pronto a essere smentito. L'innovazione è quando ti cambio la storia clinica di una patologia. Facciamo sempre l'esempio dell'epatite C. Quello è un farmaco che ha cambiato la storia clinica di una patologia. Alcuni farmaci hanno cambiato la storia clinica delle patologie. Quello è innovazione. Ma io come faccio a sapere se un farmaco è innovativo? Come faccio a sapere se un farmaco mi cura il diabete e non mi fa andare in ipo? Come faccio a saperlo? Con dati sanitari, con l'HTA. E se io, Stato centrale, nei miei soggetti, Ministero Salute, Istituto Superiore di Sanità, Agenas, AIFA, istituti di ricerca, gli IRCS, quindi non ho i dati sanitari, come farò ad affrontare sta roba? Perché tutto il mondo l'affronta. Poi abbiamo l'atteggiamento, no, europeo, dove in qualche modo tuteliamo di più il diritto del cittadino. Però ci dobbiamo confrontare con un mondo dove in Cina e in America forse il diritto del cittadino è un po' meno tutelato ed sono più tutelati. Cerchiamo una via di mezzo, perché poi noi ci confrontiamo con la globalizzazione e noi questi vanno avanti e noi restiamo al medioevo, perché poi alla fine allora noi questo investimento sta continuando, noi lo stiamo facendo, abbiamo fatto la piattaforma nazionale di telemedicina e dico piattaforma nazionale di telemedicina, 250 milioni di partenariato pubblico privato, gare verticali della telemedicina appena finite, 400 milioni tra poco, eccetera. Tutto questo noi lo abbiamo fatto in collaborazione trasparente, vicina, permanente, continua, con un'agenzia che si chiama ANAC.
a quale ci ha dato un supporto straordinario. Io dico sempre viva l'ANAC, sempre ANAC, cioè, qualsiasi, io devo dire ANAC, veloce, supporto, poi è ovvio che le gare le abbiamo fatte noi, cioè, però è stato un grande supporto che ci ha dato un'agenzia che si chiama ANAC. L'investimento di telemedicina manca di tre decreti. Manca del decreto della telemedicina, manca del decreto dell'EDS, manca ancora il decreto dell'EDS, dell'ecosistema dei dati sanitari. E poi dentro sto miliardo ci eravamo ritagliati una robetta che 2 anni fa nessuno pensava fosse interessante, invece si sta dimostrando di un'innovazione, di una modernità straordinaria, che è l'investimento sull'intelligenza artificiale. Noi dentro ci eravamo ritagliati 50 milioni di euro per fare un progetto, un software di intelligenza artificiale che aiutasse i medici di medicina generale a curare meglio i propri assistiti. I medici di medicina generale. E nella descrizione, nella preparazione di questa gara d'appalto che abbiamo assieme con ANAC deciso di utilizzare il dialogo competitivo, perché non esiste un prodotto finito di intelligenza artificiale, mentre il dialogo competitivo è una modalità provvista dal codice degli appalti dove ti scegli l'interlocutore e lo costruisci, te lo costruisci. Abbiamo costituito un tavolo con Ordine dei Medici, AGID, una serie di esperti, rappresentanti delle regioni, perché la nostra idea era quella di andare a costruire degli algoritmi, costruirceli noi gli algoritmi, quindi costruire degli algoritmi che fossero finalizzati a fare in modo che la scelta finale fosse comunque del medico di medicina generale, e algoritmi che fossero di proprietà pubblica. L'obiettivo finale è avere un software di proprietà pubblica, di proprietà di Agenas, quindi noi siamo un ente vigilato dal Ministero e quindi sostanzialmente di proprietà del Ministero, da poter fornire ai medici di medicina generale nel 2026. E poi avere la possibilità nel corso degli anni di manutenerlo. Allora, mi fai scorrere le diapositive, ecco, questa sì, mettiamo le più centrali. Ecco, vai avanti, intelligenza artificiale, questi sono gli obiettivi dell'intelligenza artificiale 5-6, ma soprattutto uno importante, è quello di scegliere gli algoritmi, cioè di concordarli insieme l'algoritmo che possa aiutare il medico di medicina generale. Poi questo era un software che potevamo anche trasferirlo ai medici specialisti. Andiamo avanti. Ecco, questi sono i casi d'uso dell'intelligenza artificiale, quindi questo è preso dal capitolato di gara. Ci abbiamo messo un anno a fare il capitolato di gara. Andiamo avanti. Queste sono le indicazioni che ci vengono dal GDPR e dal prossimo regolamento europeo che dovrebbe in qualche modo uscire. Questo è il decalogo che ha emanato a fine di settembre il garante della privacy, che noi abbiamo totalmente inserito all'interno del capitolato d'appalto, nel senso che una volta identificato il soggetto, nella costruzione, no, di questa piattaforma di GitHub, avremo rispettato, l'abbiamo messo nel capitolato. Andiamo avanti. I principi secondo il prossimo documento, il prossimo regolamento. Andiamo avanti. In Italia tutti si stanno attivando sull'intelligenza artificiale. Questo è un articolo uscito qualche giorno fa dove il San Raffaele sta investendo su programmi di intelligenza artificiale. Andiamo avanti. Ecco, noi dopo aver lavorato un anno e mezzo e avere comunque continuamente interloquito col garante della privacy, 2 giorni fa, 3 giorni fa ci è arrivata una doccia fredda
Per cui, secondo il garante della privacy, in Italia non c'è la normativa che permetta l'uso dell'intelligenza artificiale. Ci vuole una legge. Allora, quindi non lo usa Agenas, non lo usa neanche San Raffaele, non lo userà nessuno. Allora, io quello che colgo l'occasione qui per chiedere questo, no? Ognuno di noi fa il proprio mestiere. Siamo uno Stato, una democrazia complessa, uno Stato complesso che non è complicato, è complesso dove ci sono dei vari diritti, come diceva l'avvocato Scorza prima, ci sono dei diritti da contemperare e ci sono dei soggetti istituzionali. Però io quello che vorrei dire è, in questo momento guardate che l'intelligenza artificiale è un investimento primario, prioritario, l'intelligenza artificiale e la telemedicina è un investimento prioritario, fondamentale per il sistema sanitario. Allora, io quello che chiedo è, guardate, ognuno faccia il suo mestiere, ma nel rispetto dei ruoli, rispetto a mille DPO che si rivolgono al garante della privacy, io credo che magari se il garante della privacy ci aiutasse, come fa ANAC, a costruire questi, noi non vogliamo prevaricare nessuno, ma vogliamo far decollare questa progettualità. E allora il garante della privacy ci aiuti in maniera preventiva, perché in maniera preventiva costruire questi percorsi. Poi manca una legge, mi dispiace che ci abbiamo messo 2 anni a scoprire che in Italia manca la legge. Se manca la legge, il Ministero è l'organismo deputato anche a scriverle, le approva il Parlamento, ma ovviamente il Ministero propone le leggi, proponiamo una legge, proponiamo la modifica, ci sono delle situazioni da modificare, delle normative da modificare, ma io credo che ci dovete, voi del garante della privacy, accompagnare in questo percorso, sapendo che è un percorso che è strategico per l'Italia, altrimenti rimaniamo indietro. Gli altri paesi stanno utilizzando i dati sanitari, stanno per fare ricerca, per fare programmazione, lo stanno facendo. Ecco, allora io mi fermo qui, io dico che in questo momento questa è stata una doccia fredda. Manca la legge. Andremo dal ministro a dire scriviamo la legge e credo che ci sia bisogno tra istituzioni di un leale rapporto di collaborazione in modo da non vuole prevaricare, però tra tutela del diritto del cittadino e utilizzo di dati sanitari, che ormai è una frontiera a cui non possiamo fare a meno, dobbiamo trovare il modo di, in questo anno 2024, di renderla fluida questa cosa. Ecco, per adesso mi fermo qui. Grazie.